Parliamo di un tema molto importante, il valore delle parole, ciascuna in un ambito diverso delle proprie competenze. Abbiamo cercato, pensato di contenere il numero delle ospiti perché vogliamo cercare di fare un dibattito che sia davvero un dialogo, uno scambio. Intanto buonasera, grazie, grazie di essere qua, grazie alle donne convenute qui attorno a me. Potere alle parole non arriva a caso adesso, arriva adesso sia per l'età che ho, cioè ho superato felicemente i 40 e io leggo quelli 45 e ho avuto bisogno forse di arrivare a quest'età per scrivere un libro che per certi versi è anche un po' scomodo. È stato il primo atto di una esposizione personale meno cerchiocottista del solito. Nei 20 anni che ho collaborato con l'Accademia della Crusca, la cosa che ho imparato a fare meglio è stata, come dire, dare sempre delle opinioni dal punto di vista della Crusca che fossero più ineccepibili possibile. E in questo essere ineccepibili in campo linguistico spesso vuol dire proprio dire: guarda, no, le cose non stanno né così né colà, la verità sta da qualche parte nel mezzo. Stando in Crusca, però, io più che alla lingua in sé, alla celebrazione della lingua, sono sempre stata interessata alla relazione fra i parlanti e l'italiano, che soprattutto in Italia non è una relazione semplice. Però il fatto che non sia una relazione semplice implica anche un'altra cosa. Noi ci balocchiamo con dati ufficiali sull'alfabetizzazione che sembrano andare in una certa direzione, cioè molto buoni, livelli di analfabetismo molto bassi, ma di fatto credo che sia evidente a tutti che quando andiamo online la sensazione è che insomma gli analfabeti o quelli che non ci arrivano del tutto sono molti di più. Nella mia linea di pensiero, conoscere bene la propria lingua è uno strumento di potere. Non di potere nel senso di manipolazione, di potere nel senso di autoconsapevolezza e di capacità di stare a proprio agio in quella che effettivamente è la società della comunicazione. Per quello che vi voglio raccontare stasera, mi è venuto mezz'ora prima di uscire di casa. Forse avrete sentito che ieri sono stati dati nomi nuovi sia al virus sia alla malattia. E la malattia è stata chiamata Covid-2019, che vuol dire semplicemente la D sta per disease, cioè malattia da coronavirus che è emersa nel 2019, quindi un nome facile che non dice nulla di più di quello che è una malattia provocata da questo virus che è insorta nel 2019, quello che ci serve per definirla e per chiamarla senza usare altri attributi. Invece il comitato di virologi che decide i nomi dei virus, diversamente da come era stato chiamato il virus dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè era chiamato N per nuovo, COV 2019, hanno deciso di chiamarlo SARS-CoV-2. A voi sembra sigle, vuol dire niente. No, le parole hanno un potere. Allora, dal punto di vista di un virologo, siccome questo virus ha il 90% in comune con la SARS, chiamiamolo SARS-2. È logico dal punto di vista di uno che studia il virus. Ma il problema della risposta a queste crisi è che richiede una competenza multidisciplinare, perché a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità non ci sono solo i virologi, ci sono gli epidemiologi, ci sono gli esperti di sanità pubblica, ci sono gli esperti di comunicazione. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un manuale, vi dico, per dire come si devono chiamare le nuove malattie. E perché è così importante come chiamiamo le nuove malattie? Perché a seconda di come le chiamiamo può cambiare proprio l'impatto, possiamo addirittura giocarci le vite umane su come chiamiamo le malattie. Vi faccio un esempio. Qualcuno qui non è giovanissimo, vi ricorderete quando è arrivato l'AIDS, no? Io mi ricordo perché ero ancora all'università. All'inizio si chiamava GRID, cioè gay related, cioè era una malattia dei gay. Questa cosa cosa ha provocato? Da un lato la discriminazione nei confronti dei gay, e questo c'è un male, tra virgolette, etico, ma c'è anche un male in termini epidemiologici, perché una persona magari esitava a dire che era omosessuale per paura poi che la gente lo tenesse a distanza perché è portatore di questa malattia. Ma quello che è peggio, forse, è che per molti anni tanta gente si è sentita tranquilla, perché il problema
di questo nuovo virus non mi riguarda, riguarda gli omosessuali e al limite poi i drogati, ma io che sono una persona per bene non posso prendere l'AIDS. E in questo modo, proprio attraverso il fatto di averla chiamata male e di avere legato a un concetto, diciamo, discriminante il nome di una malattia, anche per questo l'AIDS si è diffuso così tanto. Quindi le parole hanno un potere fortissimo, anche quando si parla del nome di un virus, figuriamoci quando poi parliamo delle persone, della situazione. Il linguaggio oggi, il potere del linguaggio si interseca con un altro potere molto grande, che è quello della tecnologia. E di fatto è come se due lingue si sovrapponessero, perché appunto la tecnologia, adesso semplificando, cito i social media network per dire qualcosa che abbiamo, con cui abbiamo tutti a che fare, ma anche la modalità di conversazione che si può instaurare via mail, ed è mediata da un altro elemento che appunto è la rete, quindi gli algoritmi, ad esempio, no? Quindi in questo senso io ho avuto un'enorme fortuna, che è quella di vivere dall'interno e di conoscere questa seconda lingua, perché io la vivo proprio come un'altra lingua, come fosse l'inglese, lo spagnolo, e c'è la tecnologia, che è molto difficile da comprendere, molto difficile per gli addetti ai lavori, figuriamoci per chi non lo vive in prima persona. Però diciamo che io più o meno, soprattutto lavorando in Google, ho capito quali sono i meccanismi attraverso cui si propaga il linguaggio con la tecnologia, e arrivo ai virus velocemente. Noi in Luz facciamo un mestiere davvero difficile, che ho deciso di fare appunto conoscendo, se vuoi, questa sovrastruttura che è la tecnologia, e volendola usare in positivo. Facciamo il mestiere vogliamo fare il mestiere di stimolare quel desiderio di riflettere sulle cose, in particolare sulle parole, ma anche sulle immagini. Luz nasce da una grande agenzia di fotogiornalismo. Ecco, per stimolare questo desiderio, e quindi per riuscire a parlare a un numero più vasto possibile attraverso la tecnologia, bisogna giocare continuamente su una meccanica che si basa su due elementi: l'innesco di qualcosa e il disinnesco di qualcos'altro. Preciso, noi in Luz non ci occupiamo di diffondere messaggi di qualsiasi tipo, perché sarebbe più facile da un certo punto di vista. Ci occupiamo di diffondere per noi stessi, perché noi abbiamo due magazine per esempio, ma anche per le aziende con cui collaboriamo, messaggi che hanno una rilevanza sociale, che discutono in modo anche molto approfondito di temi che impattano sulla vita delle persone, quindi diciamo messaggi, semplifico, non semplici, ok, da trasmettere. Qual è il meccanismo di innesco e di disinnesco? L'innesco è l'innesco della curiosità. Quindi attraverso la tecnologia, cioè sapendo che abbiamo davanti fruitori di soprattutto piattaforme digitali, noi abbiamo 3-8 secondi per innescare la curiosità. E a questo proposito ci sono diversi studi sul come farlo, su come farlo attraverso le parole o attraverso le immagini, e cambia anche da una piattaforma all'altra il metodo. Ma la parte più importante è il disinnesco. Il disinnesco ha oggetto che cosa? Il disinnesco del giudizio. Cioè, se anche io sono riuscita a innescare la curiosità, quindi a che l'altro dica voglio approfondire questo tema, anche se mi sembra complesso, mi sembra qualcosa che forse di primo impatto non ho voglia di affrontare, pensiamo ai temi dell'integrazione culturale, poi però nel momento stesso in cui ho innescato la curiosità devo subito dare la percezione, che poi deve essere la verità, che non voglio giudicare chi sta per leggere. E questo è un aspetto molto importante che spesso penso venga tralasciato anche da chi avrebbe il potere delle parole, quello buono, quello chiaro, quello che è tu vera, e così facendo non si riesce a fare l'ultimo miglio, cioè far rimanere l'interlocutore davanti al messaggio e farlo approfondire
fino in fondo. Tutta la costruzione, diciamo, dell'ideologia, della reazione di chi non sa o di chi è meno capace rispetto a chi sa, quella è una costruzione politico-ideologica, non è, diciamo, un fatto naturale. Quindi quello che va colpevolizzato è il discorso che dice a chi non sa, tu hai diritto di non sapere, te la devi prendere con chi invece fa un discorso di natura diversa, perché quella è una costruzione politico-ideologica che, guarda caso, alla fine ha sempre l'obiettivo di mantenere chi non sa nello stato di non sapere per poterlo dominare meglio. Sì. Quello, diciamo, è un discorso politico-ideologico, non il fatto di non aver avuto la possibilità o di non aver voluto. Quindi, diciamo, quello che noi intellettuali o politici o, diciamo, chi ha a che fare con le cose pubbliche, che magari anche la voglia e il desiderio di cambiare lo stato di cose presenti, dovrebbe fare è di svelare questo trabocchetto, diciamo, la costruzione di un discorso politico che santifica o esalta, diciamo, il fatto di non sapere, di prendersela con chissà, con il solo obiettivo, diciamo, di lasciare le cose così come sono e di lasciare che ci sia soltanto un nucleo di innovatori o di esperti o di saggi che sanno, e una maggioranza, diciamo, della popolazione che non accede a quella comprensione, a quella consapevolezza, e che magari poi si ritorce contro o si ribella senza avere gli strumenti poi per cambiare le cose, perché quella ribellione, diciamo, quella protesta è una ribellione che non porta trasformazioni, diciamo, reali, non è costruttiva, non costruisce un discorso in positivo. E questo è anche molto a che fare con il tema del linguaggio, con l'utilizzo dei social network. Diciamo, l'ignoranza non è una colpa in sé, ma lo è invece chi specula su questo.